Matera il Matera, isola felice per calciatori e tifosi, è piombata nel caos dopo l'aggressione a Marino Bifulco e Mirko Carretta. Nella giornata di ieri è intervenuto nella trasmissione della Nuova TV Ma che calcio dici il direttore generale del Matera, Pino Iodice, che ha esposto la posizione della società. Io credo siano gesti incommentabili, non appartengono al mondo del calcio, al mondo dello sport. Quando si assumono questi tipi di atteggiamenti vorrei capire chi è artefice di questi gesti, cosa crede di poter ottenere. Il momento negativo della squadra avrebbe esacerbato gli animi fino a tal punto? Iodice ovviamente non può accogliere questa tesi e lo dice senza mezzi termini. Non c'è motivazione che tenga, io non la trovo una motivazione, e anche se ci fosse è ingiustificabile questo gesto indegno che è stato consumato a danno dei nostri tesserati. I risultati negativi purtroppo sono sotto gli occhi di tutti, ma questo non giustifica. A questo punto la questione certamente non si chiude, anzi Iodice promette battaglia. Denunceremo le cose all'autorità giudiziaria e porteremo fino in fondo le nostre tesi, nel senso che vogliamo capire chi si è reso artefice di questi gesti ignobili. Non ci nascondiamo, non diventiamo omertosi, anzi io sarò il primo a fare sì che questi vigliacchi, questi delinquenti chiaramente vengano smascherati. Silente rispetto a questa vicenda il tifoso numero uno del Matera, Patron Columella. Sia Columella che io l'abbiamo presa male, perché siamo quelli che rappresentano la società in questo momento e non possiamo che essere delusi e feriti da quanto è accaduto. Tra l'altro Columella è un presidente che negli ultimi 5 anni ha fatto notevoli sacrifici affinché il Matera potesse approdare a questi risultati e potesse arrivare a tanto. Macchiare tutti questi sacrifici con questo comportamento così ignobile e vergognoso è deludente, onestamente.